Ci troviamo a Rocca Forzata e questa sera l'amministrazione comunale ha voluto fortemente inaugurare la panchina arcobaleno contro tutte le forme di omofobia. E parte da questo paese della provincia di Taranto, sindaco, mi permetta di dire un piccolo paese della provincia di Taranto, un messaggio grandissimo, e quindi da un piccolissimo paese un messaggio enorme: stop alla violenza, stop all'omofobia, stop a tutte le forme di violenza. Noi siamo seduti su questa panchina e le convenzioni sociali spesso sono un po' rappresentate anche dai nostri colori, dal nostro modo di abbinare i colori, e tendiamo sempre ad abbinare il blu non con il nero, il bianco con altri colori, il rosso mai con l'arancione. Eppure guardate, questa panchina è così bella nella diversità dei suoi colori, nell'armonia che i diversi colori danno alla vita, così come la diversità delle persone dà armonia ad una società che non può essere univoca e non può essere a senso unico. Sindaco, grazie per questa cosa bellissima e ci racconti un po' da dove nasce. Allora, questa iniziativa nasce dalla volontà non solo mia, ma di tutti i consiglieri e delle associazioni del territorio, che hanno considerato necessario e sancire definitivamente dei principi che per noi erano quasi basilari, ma quando le libertà non sono pienamente espresse, a mio parere, bisogna ribadirli i concetti, non dare niente per scontato, perché per quanto per noi, per la mia amministrazione, per i miei consiglieri, possa essere l'uguaglianza fra le persone una precondizione nella vita sociale, però è un momento in cui c'è bisogno di ribadirlo, e di ribadirlo continuamente, con le parole, con i fatti, con i gesti, anche piccoli come questi, che però possono lasciare grandi insegnamenti. E certo, e comunque non è un piccolo gesto, perché è un gesto tangibile, visibile, e chiunque passi da questa strada e vede una panchina al arcobaleno, quantomeno si chiede il perché, e quindi già il fatto di chiedersi il perché sta lasciando una traccia, un segno importante. Un invito da questo piccolissimo paese, dal grande messaggio di questa sera, alla provincia di Taranto, perché questo messaggio possa arrivare in altri comuni e possa essere espressione di una società che cambia, che cresce e che soprattutto non discrimina. Innanzitutto il primo invito è quello di emulare il nostro esempio, quindi una panchina arcobaleno in ogni paese della provincia sarebbe bellissimo. E poi sì, la panchina è importante, ma poi deve essere, insomma, la panchina devono conseguire i comportamenti, gli atteggiamenti, il modo di pensare delle persone. E comunque credo che la nostra provincia è una provincia aperta e pronta ad affrontare le questioni di libertà, delle libertà di tutti, in maniera sincera e onesta. Sindaco, grazie per questa bellissimo messaggio, ecco. E come diceva prima il presidente dell'Arcigay di Taranto, che chiamo qui vicino a noi, nonostante le distanze ci impongano di non essere vicinissimi, ma penso che possiamo comunque stare qui vicini. E ringrazio anche te, posso darti del tu, vero? E ringrazio anche te per le bellissime parole che hai espresso prima. E forza Ezio Bosso, un po' con la diversità ha lasciato un segno importante, e le diversità in tutti i sensi alcune volte sono ai margini della società, le diversità invece fanno la differenza, e la differenza non sempre è una cosa negativa, anzi quasi mai, la differenza traccia il percorso tantissime volte. Per cui grazie per le bellissime parole e un augurio a questa società che ancora probabilmente stenta a riconoscere nella parola amore non la sessualità, ma un sentimento che va al di là di ogni
tipo di fisicità. L'amore è una cosa univoca, l'amore è un sentimento, e seppur vissuto fisicamente, sessualmente, da generi diversi o da generi uguali, è un sentimento talmente tanto grande che non può essere etichettato né tantomeno discriminato. Certo, l'amore e le differenze sono valori aggiunti. Amore è libertà, amore è possibilità di autodeterminarsi. Tutti questi percorsi che noi auspichiamo per chiunque sono percorsi di autodeterminazione, sono percorsi in cui sarà possibile esprimere se stessi, se stesse e se stesso, per le persone non binary come me. È importante tornare a guardarsi, è importante tornare a parlarsi, è importante tornare nelle piazze, nelle strade con i nostri corpi. Questa panchina è il nostro corpo, questa panchina è un attraversamento di pensieri, parole, azioni e corpi. Grazie tantissime, niente, ci auguriamo di poterla incontrare in altri comuni dove queste panchine possano prendere davvero un posto importante, e nella battaglia, nella lotta per la condivisione di questi corpi che si incontrano e che non devono essere discriminati, siamo al vostro fianco, perché è una battaglia per le libertà individuali e uno stile di vita, perché non si tratta di stile di vita ma si tratta di libertà individuali. Quindi il nostro abbraccio da lockdown, scusate ma la mia mascherina va un po', il nostro abbraccio da lockdown, e soprattutto siamo al vostro fianco e speriamo che finalmente questa panchina, i colori di questa panchina possano colorare i cuori di chi ci guarda, non vi guarda, ci guarda, perché nelle nostre diversità possiamo colorare il mondo. Grazie davvero tanto. Grazie a voi.